L'Amen Scuola Basket Arezzo ferma la corsa del Basketball Club Lucca e torna al successo. La bella partita al Palasport Estra regala dunque la vittoria agli Amaranto e ferma le vittorie consecutive, in questo caso 5, del Lucca. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto per tutti i 40 minuti di gioco. Dopo un inizio equilibrato, l'Amen si costruisce 8 punti di vantaggio dopo 6 minuti. Lucca però non sta a guardare, sfruttando il maggior peso vicino al canestro si riporta in vantaggio prima che un canestro di Toia sulla sirena fissi il 21 pari del decimo. Nella seconda frazione parte bene il Lucca con 7 punti in fila per Pierini, valgono il 23-28. La reazione della scuola basket Arezzo non si fa attendere con un parziale di 17-4 che cambia l'inerzia della gara. Nonostante qualche problema di falli, la SBA gestisce il vantaggio senza permettere agli avversari di ritornare sotto. Una serie di canestri da una parte e dall'altra alza il ritmo della gara con Arezzo che trova sempre canestri dai propri riferimenti. Lucca si arrende solo nell'ultimo minuto e mezzo di gioco e l'Amen si porta a casa il successo con il punteggio di 98-86. Una vittoria che fa voltare pagina al quintetto amaranto che mercoledì prossimo sarà già impegnato sul parquet della Synergy per il secondo derby stagionale, per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. Vabbè, non è che venivamo da un periodo storto, noi abbiamo perso con Virtus Siena che forse ora è la squadra più forte del campionato e noi non stavamo neanche al 100%. Venivamo da un ultimo quarto e mezzo ad alto pascio incredibile, e dovevamo rifarci, ma avevamo condotto la partita bene per tre quarti, poi ci siamo completamente spenti l'ultimo quarto. Oggi era una partita difficile per noi perché mentalmente avevamo subito una bella batosta a alto pascio, però i ragazzi hanno dimostrato che il carattere c'è, perché non era facile rialzarsi subito e contro una squadra che ora era in formissima perché veniva da 5 vittorie consecutive, aveva vinto con Prato di 15 in casa l'ultima. Quindi stasera penso che c'è da essere contenti, ormai siamo consapevoli che se giochiamo col cervello off possiamo perdere 25 punti come abbiamo fatto alto pascio, se siamo on ci possiamo togliere delle soddisfazioni.